Notiziario di martedì 12 maggio. Polemiche sull'attacchinaggio abusivo anche quest'anno, come sempre in campagna elettorale. File di manifesti affissi dappertutto, fin dall'ingresso in città, tutti uguali, tanto da fare pensare all'invasione dei cloni. Carta sprecata, però lavorano gli attacchini, almeno questo. Rispetto dell'ambiente e della pulizia in città zero, e questo meraviglia ancora di più quando i candidati sono giovani ed agitano la bandiera del rinnovamento. Sanno bene loro che ormai quasi tutto passa sul web, però se si tratta di fare lavorare qualcuno, meglio non rottamare gli attacchini. I candidati a sindaco per la città di Eboli, tutti insieme, appassionatamente, a partire da stasera su una TV locale per proseguire domani, 13 maggio, per conoscere idee di sviluppo e tutela del patrimonio ambientale. Il dibattito è stato organizzato da Eboli Silaris di Lega Ambiente e si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto Vincenzo Giudice in Piazza della Repubblica alle 17:30. Altri due incontri tra tutti i candidati a sindaco organizzati dal Forum della Gioventù sono previsti per venerdì 22 maggio alle 19:30 presso il Centro Sportivo Spartacus di Santa Cecilia e per martedì 26 maggio sempre alle 19:30 in Piazza della Repubblica. In occasione della campagna elettorale, il nuovo PSI parte con gli incontri quartiere per quartiere, uno sbocco spontaneo dopo il programma partecipato del quale il partito è stato uno dei promotori. Il comunicato stampa preannuncia una settimana al Cardiopalma ricca di appuntamenti: località Grataglie, Santa Cecilia, Campolongo, Rione Pescara, Centro Storico fino a Piazza della Repubblica. È tutto, arrivederci alla prossima.